Ciao, buongiorno a tutti. Tutto Come stai, grande Casazza? Tutto bene? bene, tutto bene, dai. Siamo ancora in quarantena noi. Caro mio, anche noi, e chissà ancora per quanti giorni, visto che qua continuano a posticipare questa possibilità di tornare a quella che ci auguriamo possa essere la nostra vita quotidiana, ma si sa che avremo ancora tanto tempo davanti e tanta pazienza da portare, perché insomma, ahimè, questo brutto male non è stato ancora debellato, ahimè. Eh sì, purtroppo non abbiamo ancora delle certezze sotto questo punto di vista, quindi credo che ci sarà da pazientare ancora parecchio, perché comunque tornare alla normalità di prima credo che sarà difficile. Speriamo di poterlo fare, diciamo, senza avere ulteriori ricadute, che già sarebbe una cosa molto positiva, ecco. Assolutamente, assolutamente, caro Fabrizio. E guarda, come dicevo prima con te, mi rievochi ricordi molto, molto belli, anche perché io ho avuto il piacere e la fortuna di farti da raccattapalle in quell'annata lì, proprio i 2 anni dove ho fatto raccattapalle, l'ultimo di Bortolomutti a Verona e il primo di Perotti, che si concluse poi con quella magica promozione in Serie A. Ma andiamo con ordine, Fabrizio. Iniziamo a parlare del calcio di oggi. Come vedi tu la situazione del calcio italiano? È un problema? È un'industria, soprattutto più con calcio, più con gioco oramai, ed è per quello che si sta cercando di spingere per fare in modo che si possa tornare in campo. Tu come la vedi? Beh, sicuramente ci sono dei grandi interessi che fanno sì che ci siano molte persone che vogliono ricominciare. È ovvio che ci sono dei rischi. Ci sono dei rischi a livello etico, probabilmente non sarebbe il caso, perché ci sono state in Italia ci sono state troppe problematiche, troppi morti. Purtroppo quelli non se li può dimenticare nessuno, no? E nello stesso tempo giocare a calcio senza la gente allo stadio, secondo me, non è che sia proprio il massimo. È proprio l'industria calcio che deve andare avanti. In questo caso viene proprio fuori, diciamo, marcatamente questa cosa qua, e credo che sia per quello. Per quasi tutti, per quello, ecco. Poi ci sono degli interessi, ci sono delle società, vedi la Lazio, che magari vedono la possibilità di vincere un titolo e gli dispiace non andare avanti, ma umanamente è comprensibile, perché se fossimo probabilmente noi nella loro situazione penseremmo alla stessa maniera, però nello stesso tempo ci sono delle cose che sono più importanti, ecco. Assolutamente, assolutamente. Ecco, tu che vesti le tante maglie, anche proprio quella della Lazio, oltre che quella della tua Sampdoria, visto che tu vivi a Genova. Sì, no, no, vabbè, poi ho avuto, andando via a malincuore, devo dire, da Verona, perché è stata una scelta che è stata fatta dalla mia famiglia veramente a malincuore. Io ricordo mia moglie che piangeva il giorno che sono andato a parlare in sede, che sono tornato indietro e ho detto: guarda, mi sa che dobbiamo andare via, perché c'erano dei cambiamenti in quella stagione. Poi è inutile che stiamo a rivangare cose che più o meno si sanno, e questi cambiamenti portavano a dover fare delle scelte, e ho dovuto fare una scelta che non avrei mai voluto fare, perché stavo veramente bene a Verona. È uno di quei due posti dove nella vita ha vacillato la mia genovesità, no? Perché a Verona si stava benissimo, ed è un posto veramente meraviglioso, la città. Ma al di là del fatto che poi mi sono trovato molto bene anche con i tifosi, però a livello proprio di vita di tutti i giorni, penso che sia uno dei posti più belli che abbiamo incontrato nella nostra vita, io e la mia famiglia. Quindi credo che sotto questo punto di vista chiunque apprezza Verona. Poi, dal punto di vista calcistico, ero in un gruppo molto, molto bello, un gruppo eccezionale, con
abbiamo trovato veramente, diciamo, tutto quello che dovevamo trovare per poter fare bene. Avevamo una società che era una società forte, che aveva voglia di fare, dei direttori che avevano voglia di e avevano l'esperienza e la capacità di poter fare delle squadre per poter fare bene. Credo che sarebbe stato bello poter almeno fare ancora un anno a Verona. E io penso che se mi fossi fermato un anno, forse mi sarei fermato molto di più. E questo è, diciamo, quello che mi è dispiaciuto di più. E poi, ovviamente, ci sono a volte delle scelte che sei costretto a fare, perché sono scelte state fatte prima da altri e poi tu di conseguenza devi prendere delle decisioni. Di conseguenza, certo, certo. Ma se ti dico Lassa Lassa che è Casazza? Beh, quello è una delle cose che, tra virgolette, sono rimaste più nel cuore sia ai tifosi che a me. Tra l'altro, quell'Assa Lassa nasce da un'uscita sbagliata a Cosenza. È una partita. E niente, la reazione dei tifosi è stata fare quel coro lì. Tra l'altro, poi alla fine di quella partita abbiamo anche vinto 2-1 e ho anche salvato la partita, tra parentesi. Quindi. Però cioè, non c'è solo quello. Io ricordo che eravamo in ritiro, all'epoca in ritiro i portieri non lavoravano come adesso, cioè facevano una parte di ritiro che era quasi tutta la parte fisica insieme alla squadra, quindi si correva, si faceva forza, corsa, tutto insieme. E noi quando andavamo in porta eravamo delle sagome messe in porta, che riuscivamo a muovere le gambe perché eravamo morti. Quindi quando venivano sui tifosi fine settimana, facevamo i tiri in porta, non ne prendevamo una, e loro dietro, che avevano bevuto l'impossibile, ci cantavano ogni tiro un gol, la 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 la. Eravamo morti. Siamo io guarda al venti. Ascoltami, tu arrivi a Verona con Bortolo Mutti in panchina, arrivi dalla Pro Sesto e ti affaccia appunto a una realtà importante come è la piazza dell'Ellas, perché insomma con davanti un grande portiere che era Attilio Gregori. Quindi io ho avuto la fortuna nella mia carriera di avere praticamente quasi sempre un ottimo rapporto con i miei colleghi di ruolo, e con Attilio c'era Gambini, poi c'è stato Guardalben, Zomer con me, e devo dire la verità che ho avuto un ottimo rapporto con tutti questi ragazzi qua. Ci siamo divertiti a fare allenamento e a giocare assieme. Ed è stato un piacere, perché a volte non è sempre possibile questa cosa qua, mentre invece abbiamo legato comunque tanto e ci sentivamo con Attilio anche quando l'anno dopo lui andò ad Udine, ci si sentiva anche con Attilio, ecco. E ogni tanto ci sentiamo anche adesso, ma io credo che sia importante, anche perché le scelte poi non le facciamo noi, chi gioca, chi non gioca, cioè a volte c'è questa diciamo idea di non poter andare d'accordo perché uno gioca, l'altro no, magari tutti e due vogliono giocare, invece tra portieri poi alla fine l'importante è che ci sia un buon rapporto, perché si lavora anche meglio, ecco. Assolutamente, due stagioni per 94-95 e 95-96. Nella prima, come dicevi poc'anzi, avevi davanti Attilio Gregori, insomma un portiere di indiscusso valore, però tu puoi vantare di essere stato il portiere titolare dell'Ellas Verona nella prima stracittadina, nel primo derby contro il Chievo. Cosa ricordi di quella serata storica? Beh, ricordo uno stadio pieno, perché c'era 30.000 persone a vedere quella partita, e delle sensazioni ovviamente forti, perché comunque io era il primo anno di Serie B e avevo in quella partita dovevo sostituire Attilio. Quell'anno lì ho giocato 14 partite, quindi ho avuto la fortuna di poter scendere in campo tante volte, ma non è mai semplice con davanti un portiere come Attilio,
poter giocare una partita del genere. Ho avuto la fortuna, perché sfortunatamente per lui aveva avuto un infortunio, di poter giocare questa prima stracittadina che è entrata poi nella storia di Verona, ecco. Ricordo che era veramente una partita molto attesa ed è stata una partita anche molto bella, penso. Cioè, per essere il primo derby è stata una bella partita, finì 1-1 con gol di Fermanelli e Gori, mi sembra. Ripeto, ricordo che sicuramente avevamo tutti un po' la certezza di entrare un po' nella storia di queste società, ecco. Assolutamente. Ecco, c'erano dei nomi che dopo si sono taluni confermati anche nell'anno dopo, appunto quello famoso della promozione in Serie A. C'era il giovane Damiano Tommasi, c'era il grande Diego Carrezzan, Celeste Pin che dopo andò via, Aladino Valotti, Caio Lunini che anche lui dopo andò via. Insomma, era una squadra comunque che aveva dei grandi uomini, tutti attaccatissimi alla causa gialloblu. Era sicuramente un'ottima squadra e probabilmente è stata la squadra che ha messo le basi, le fondamenta per poter poi vincere quel campionato. C'era Ficadenti, c'erano giocatori che magari sono stati poco, non dico apprezzati, perché comunque erano grandi giocatori. Io penso a Piovanelli, cioè Piovanelli era fare allenamento. Per me personalmente era un arricchimento incredibile, no? Io ricordo che dopo l'allenamento della squadra stavamo mezz'ora io, Aladino e Piova a fare tiri in porta. Per me era una crescita continua, no? Certo. E credo che ci siano stati parecchi giocatori di quell'annata lì che comunque, anche se poi non sono rimasti l'anno dopo, hanno comunque messo le basi per poter far crescere i ragazzi che erano in quella stagione lì. In quella stagione c'era la Macchi, c'era altri ragazzi, lo stesso Tommasi, Manetti, cioè erano tutti ragazzi che l'anno dopo si sono ritrovati comunque sull'onda di quell'esperienza passata, una stagione in più, e hanno potuto dare un contributo grande a quello che è stato poi l'anno seguente. Ecco. Ecco, l'anno dopo si cambia, e tanto anche, non solo in panchina ma anche nella rosa, perché appunto via Bortolo Muti, arriva Attilio Parotti, arrivano dei giocatori di spessore. Alberto Bortolo Muti, fammi dire che è stato un allenatore comunque importante anche nella mia vita calcistica, lo ringrazio e devo dire la verità che è stata, oltre a essere un ottimo allenatore, è sicuramente una persona eccezionale, ecco. Mi fa piacere che tu l'abbia voluto sottolineare questo aspetto qui legato a Bortolo Muti. Diciamo appunto, poi arriva la stagione 95-96 dove c'è una piccola grande rivoluzione, non solo in panchina ma anche nella rosa, perché arrivano dei giocatori di indiscusso valore, da Totò De Vidis a Onofrio Barone, Marco Baroni, insomma arriva tanta tanta qualità. E voi incominciate piano piano questa cavalcata trionfale, che poi sappiamo benissimo che all'ultimo perdiamo il primo posto, complice la sconfitta Bentegodi nell'ultima giocata davanti al vostro pubblico, 1-0 gol di Strada contro la Reggiana di Ancelotti, e l'ultima giornata ci va a perdere in quel di Perugia, però poco conta perché comunque è epica quella stagione che riporta l'Hellas Verona in Serie A. Sì, noi se vinciamo contro il Palermo in casa, quando abbiamo fatto 0-0 la quart'ultima di campionato, eravamo già in Serie A. Noi abbiamo fatto la classifica vincendo a Salerno 2-1 contro la Salernitana, che era una diretta concorrente, e praticamente abbiamo fatto la classifica, abbiamo deciso chi andava su con quella vittoria, no? Perché quella vittoria lì è servita anche agli altri per capire che più o meno quelle lì erano le squadre che sarebbero salite. Avevamo una squadra fortissima, il mister ha fatto sicuramente un lavoro eccezionale, Perotti. E ripeto, cioè avevamo una società che alla fine dell'anno precedente ha deciso di inserire i giocatori giusti nei posti giusti,
avevamo comunque anche tutti i giocatori dietro che potevano giocare uno al posto dell'altro, sarebbe cambiato poco, perché penso anche a Guardalben. Poi Guardalben ha iniziato il campionato lui perché io mi ero fatto male, e nello stesso tempo avrebbe potuto continuarlo, sarebbe cambiato poco, nel senso che comunque era un portiere che si vedeva che aveva delle grandi qualità, no? Certo. Mi sa che ha ricevuto una telefonata, buon Fabrizio. Ecco perché sono stati chiamati in causa, non hanno tutti un contributo importante, e l'esempio più eclatante penso che sia Marco Di Vaio. No? Marco Di Vaio ha giocato 4 partite, quell'anno ha fatto il gol della promozione a Lucca. E quando ha giocato ha sempre fatto vedere di essere un giocatore fuori categoria. E anche in quelle pochissime apparizioni, io penso che se tu parli con qualunque dei miei compagni di squadra, ti dicono che Di Vaio si vedeva già che era un giocatore destinato a fare grandi cose. Ecco, ecco quella stagione lì poi ci contraddistingue, dimmi. Fabrizio, per le famose maglie da gara con cui voi giocavate, disegnate proprio dal proprietario dell'Ella Verona, con questo splendido ovale in mezzo proprio sul petto, con poi il main sponsor che era Giovanni Rana. Anche quella fu una cosa che distingue molto il Verona di quel tempo lì. È vero, è vero. Credo che noi avevamo lo sponsor tecnico che, sull'onda del fatto che l'anno precedente eravamo Verona FBC, mi sembra, giusto? Mentre l'anno dopo la società era riuscita, la famiglia Mazzi era riuscito a riprendere il titolo Hellas, e quindi era il primo anno dove avevamo di nuovo la possibilità di fregiarci del nome Hellas Verona. Quindi diciamo, state messe insieme un po' queste cose qua, ed è stata creata anche una linea di magliette che è veramente particolare, molto bella. Devo dire che giustamente, come dici te, ci ha contraddistinto, perché sono, anche rivedendo le foto di quell'epoca lì, sono magliette veramente molto belle, e credo che ognuno di noi in casa ne abbia qualche d'una, perché all'epoca io qualcuna ce l'ho. Vabbè, è giusto. Iniziava anche, ecco, il periodo dove anche voi calciatori potevate prendere qualche maglietta in più rispetto agli anni passati, che erano un attimo centellinate. Lì inizia anche questa mania, per tanti è una sana malattia, del collezionismo anche. Sì, vabbè, non dirlo a me. Quante maglie hai, diciamo? Ma guarda, io con tutto che non ero uno che a fine partita faceva la corsa per andare a cambiare la maglietta con gli avversari, specie se avevo perso, però ne ho parecchie, perché poi agli amici o ex compagni che giocavano dalla parte opposta magari ti mettevi d'accordo anche prima della partita per farti dare la maglietta, ecco. Quindi, però ne ho tante, ne ho troppe. Qualche bel tempo, immagino. A volte sì, cioè, è capitato, ma ti dico la verità, ne ho anche tante dei miei compagni di squadra, che a me a volte a fine anno faceva piacere proprio avere la maglietta dei miei compagni di squadra, perché comunque poi alla fine quelli con cui ho i ricordi più forti sono con loro, no? Assolutamente. E quindi, anzi, li saluto, perché la settimana scorsa abbiamo fatto un gruppo WhatsApp dove stiamo cercando di inserirli di nuovo tutti. Bello, e bene o male ha pensato Aladino, l'ha fatto, di fare questa cosa qua, e piano piano poi dovremo riuscire a trovare tutti e inserire tutti per fare delle mezze rimpatriate con foto tipo questa. Sì. Ma... E poi niente, poi ripeto, cioè quell'anno lì è stato un anno veramente eccezionale. Siamo partiti un attimo in sordina, poi dopo non ce n'è stato più per nessuno. Io credo che potevamo giocare fino ad agosto, probabilmente partite ne perdevamo poche volendo. Quindi alla fine ti dico,
è logico, poi incontri squadre che possono avere la motivazione in più. Teniamo presente che quando noi abbiamo giocato le ultime due partite era già 3 settimane che festeggiavamo, eh. Quindi, cioè, ma era lì, abbiamo fatto veramente 3 settimane, veramente ogni sera c'era una festa, ma cose normali, però era bello perché andavamo chi aveva la famiglia, con la famiglia, con mogli, fidanzate. Non so se tanti lo sanno, ma durante l'anno, da un certo momento in avanti, diciamo dall'inizio del girone di ritorno in avanti, praticamente il mister ogni giovedì sera ci portava a mangiare. È capitato nel periodo anche quando Totò De Vitis aveva tutte e due le gambe ingessate, no? Perché aveva saltato metà stagione perché aveva il gesso a tutte e due le gambe, che siamo andati a prenderlo a casa e l'abbiamo portato di peso a mangiare. Cioè, le cose che si fanno, e poi Totò quando è rientrato ci ha fatto 13 gol, quindi credo che al di là di tutto sono quelle cose che fanno gruppo e che capisci che c'è la possibilità di fare bene, no? Anche perché poi a volte nei gruppi non si riesce magari a creare quella sintonia, proprio perché magari non c'è neanche rapporto fuori dal campo, ecco. Assolutamente. Parlando proprio di rapporto, il rapporto importante che c'era anche col tifoso, perché voi, adesso il Verona si allena a Peschiera, che sono più di 30 km da Verona, poi tu mi insegni che il calcio d'oggi è un altro calcio rispetto al tuo. E dopo arriviamo anche sul ruolo del portiere, perché anche lì c'è stata un'evoluzione incredibile di questo delicatissimo ruolo. Ma parlando proprio del tifoso, Fabrizio, io mi ricordo all'antistadio quanta gente che ai vostri allenamenti vi seguiva quotidianamente. Io prendo anche questa foto che tu mi hai girato, bellissima, con uno storico tifoso del Verona, il compianto Ivo, testimonianza questa di cosa voleva dire per un tifoso avere la possibilità di fare una chiacchiera, una foto, un autografo. Era proprio un modo di vivere l'Hellas a 360 gradi. Sì, era innanzitutto una comodità anche per noi, no? Perché vivevi a Verona, andavi allo stadio, ti cambiavi, attraversavi la strada e facevi allenamento, quindi è il top, no? Nello stesso tempo il contatto quotidiano comunque con la tifoseria, con i tifosi che vengono a vedere l'allenamento, in un certo modo è anche uno stimolo, no? Perché poi alla fine gli allenamenti li fai sempre con una bella attenzione, no? Perché poi alla fine nessuno vuole fare, tra virgolette, male, però quando sei isolato, alla fine c'è il giudizio, ti guarda solo lo staff, ti guarda, che ovviamente poi decide se giochi o meno, però se c'hai un po' di gente intorno, anche in determinati momenti, perché poi l'anno precedente abbiamo passato anche un momento dove siamo andati in ritiro ad Arco di Trento, perché non andavano bene le cose, poi ci siamo tirati fuori alla grande, va bene, però comunque c'era il momento, diciamo, dove comunque anche farti sentire che devi fare di più può essere giusto, no? Sia nel bene che nel male. Uno stimolo, e quello sicuramente è una cosa che può servire. Io dei tifosi del Verona ricordo, al di là delle cose che conosciamo tutti, belle, che cosa devo dire? Cioè, l'abbiamo detto mille volte, la tifoseria del Verona per me è una delle più grandi tifoserie, non in Italia, al mondo, però io l'ho apprezzata anche nei momenti difficili, no? Come quell'anno lì, tu uscivi dal campo, ti dovevano dire qualcosa, te lo dicevano, le stesse persone le incontravi dopo, il giorno dopo, in centro, e non ti dicevano niente. Cioè, voglio dire, il calcio finiva lì tante volte, no? Nel senso, c'era quel rispetto del vivere. Poi logicamente non è che andavamo in giro a fare baldoria, però la famiglia magari girava con i bambini e non ti hanno mai disturbato, sono sempre stati, tra virgolette, rispettosi della tua privacy,
quando è il momento. Poi c'è il momento in cui se le cose non vanno bene anche è normale che... non ho capito. No, dico, è anche giusto, tra virgolette, moderando i toni e la forma, farsi sentire. No, ma infatti, io ripeto, cioè, il fatto di essere asettici va bene quando le cose vanno a 2000, quando le cose vanno un po' meno bene, magari ogni tanto ci vuole anche una sveglia, ecco, poi non bisogna mai andare oltre, però ci può stare, sì. No? Assolutamente, assolutamente. Intanto stanno arrivando tantissimi messaggi che ti salutano tutti, tantissimi citano appunto il famoso coro La Slassa, Gekka Slassa, che ovviamente quello fa parte della storia. Arrivando invece ai giorni nostri, da portiere a portiere, cosa mi dici di Marco Silvestri? Ma Marco Silvestri a me, devo dire la verità, è sempre piaciuto. Io lo ricordo fino da quando era giovane. E quando poi ho visto che era arrivato a Verona, avendolo già apprezzato da giovane, diciamo, nelle prime uscite che ho visto fare, ero tra virgolette contento. Secondo me è un buon portiere. Ho l'impressione che sia anche un pizzico sottovalutato rispetto alle sue potenzialità, perché mi dà l'impressione che abbia tutto per poter fare molto molto bene. E gioca in una piazza comunque importante, difficile, che non è una piazza qualunque, perché comunque giocare in una piazza come Verona è l'anticamera per poi andare magari nelle grandi squadre anche, no? Fare bene a Verona vuol dire magari avere la possibilità di andare in qualche grandissima squadra, e non è detto che poi non ci possa andare, ecco, non è... Però a me, devo dire la verità, che lui mi piace a me come portiere, ecco. Ma quanto è cambiato il ruolo del portiere dai tuoi tempi, Fabrizio? Beh, è cambiato innanzitutto il mezzo, il pallone. Quando guardiamo le partite moderne, diciamo, chiamiamole moderne, è cambiato che i portieri escono molto meno. Cioè, per vedergli fare un'uscita a un portiere ci deve essere una palla che non c'è nessuno nell'arco di un chilometro, perché difficilmente fanno una scelta di quel genere lì, e non la fanno volentieri, perché il mezzo, che è il pallone, è cambiato, è molto più soggetto a cambiamenti di traiettorie, queste cose qua, quindi la lettura su quella situazione lì è molto più complicata, e in più tendono a stare, diciamo, molto a parare molto di più in linea in porta, perché comunque possono calciarti da 30 metri, cosa che magari prima c'era due giocatori in tutta la categoria che lo facevano. Assolutamente. E una volta, cioè, ora tutte le volte vediamo che la gente si spara dei tiri da 30-35 metri, perché sanno che trovano qualcosa sempre. Poi ogni, diciamo che in quello è cambiato, e poi è cambiato nella gestione, perché il portiere non è più il portiere che prende la palla. Io ricordo Bortolo Mutti, un torneo a Ravenna di precampionato. Io arrivavo dalla Serie C, era da 2 anni forse che era cambiata la regola, che non si poteva più prendere la palla con le mani, e io nella mia testa, quando mi arrivava la palla dietro, con tutto che comunque ero discretamente bravo a giocare con i piedi, buttavo la palla spesso fuori, ok? Cioè, mi arrivava la palla, io cercavo di indirizzarla sull'esterno, però spesso magari era più una liberazione che un giocare a pallone. Lui cominciava a dire: guarda che la palla bisogna che la tieni in campo da quella parte, e tu e cominciavi a cercare di giocare. Adesso cominci a giocare dalla linea, dal fondo, vogliono portare un po' più avanti la squadra avversaria per cercare di fargli uscire, di saltare la prima linea difensiva, che sono gli attaccanti avversari, e trovare degli spazi, e quindi c'è un modo diverso di interpretare il calcio, ed è diventato... il portiere è un giocatore più a 360 gradi, ecco, cioè non è più uno messo in porta che deve parare e basta, e ovviamente comunicare, perché comunque la comunicazione è sempre una cosa che c'è sempre stata, è sempre molto importante, però
A livello tattico è sicuramente cambiato molto, perché è più coinvolto nel gioco, nella manovra, diciamo, di inizio di gioco della squadra. Prima era più funzionale alla difesa, ecco. Adesso ti senti più coinvolto, con tutto che adesso mi viene in mente, c'è su internet l'immagine del gol che abbiamo fatto contro la Salernitana l'anno che abbiamo vinto il campionato, no? Sì. E se guardate, cioè, in tre passaggi siamo andati in porta. Ho recuperato una palla in mezzo all'area, ho lanciato Zanini sull'esterno e ha messo la palla a De Vitis e ha fatto gol. O viceversa, adesso mi sembra Zanini e De Vitis. Sì, Zanini. Però ti dico, non è che non avevamo l'idea di ripartire, cioè il portiere è l'ultimo difensore, il primo attaccante. Lo è diventato ancora di più adesso. Ecco. Assolutamente. Ma anche dal punto di vista degli indumenti è cambiato non poco quel ruolo, perché io mi ricordo che tu avevi la maglia, che avevi gomma piuma sulle spalle, gomitiere, i pantaloncini, adesso invece li vedi tutti perfetti, ecco, sono cambiati anche i guanti. Sciancrati. Sono adesso. Bravo, cioè, voi eravate coperti ovunque. Questi moderni invece hanno la divisa da gara normale. È vero, no, è vero, è vero. Ma io ricordo, ad esempio, se avevi la sfortuna di avere con te il portiere che giocava, tu non giocavi, quello titolare storico era un XXL, tu avevi tutte le magliette XXL e non te ne mandavano, tra parentesi. Cioè, certo. Quindi erano grosse, larghe, cioè veramente è cambiato tutto, è cambiato anche, ma lì è la moda, cioè voglio dire, la moda è che tutti sono precisi, è un po', si sono un po' adeguati a quello che era la moda, che è la moda del momento, ecco. È un po' come i pantaloncini, se ti ricordi quelle immagini anni 70 con i pantaloncini cortissimi, avevamo i pantaloncini più lunghi, è vero, cioè, è quindi vero. Va un po' a mode, ma credo che sia più giusto sciancrati, visto che comunque fino a prova contraria dovrebbero essere tutti dei grandi atleti, e quindi a livello fisico metti in mostra anche un po' di fisicità, che sennò diversamente non mettevi in mostra niente. Tornando sempre al discorso di come è cambiato il ruolo del portiere, io mi ricordo, sarà che magari ero un'età più giovanile, quindi già entrare allo stadio mi sembrava di entrare dentro un'astronave. A parte che tu hai vissuto, come ci raccontavi prima, il Bentegodi, subito dopo i vari lavori di Italia 90, che quindi aveva portato anche a un rifacimento molto importante per i tempi. Ma tornando al ruolo del portiere, dopo magari mi racconti qualche aneddoto legato agli spogliatoi, perché mi ricordo che c'erano delle vasche immense dove voi buttavate al termine delle partite. Ma anche il rilancio stesso del portiere è cambiato, perché ai tuoi tempi il pallone andava molto più in aria, adesso si tende invece a darlo più in profondità e usare tanto anche con le mani il rilancio che arriva a volte anche oltre la metà campo. Ma soprattutto mi ricordo ai tuoi tempi, magari qualcosina anche prima, che il pallone era molto più alto rispetto ad oggi nel rinvio. Ma innanzitutto io parlo, ad esempio, se tu guardi, no, i rinvii dal fondo, se tu guardi le partite anche del nostro periodo, quando arrivavi oltre la metà campo avevi già un bel rinvio, no? Eh sì. Perché il pallone era più pesante, non c'è niente da fare. Cioè, adesso con un mezzo rinvio arrivi dall'altra parte del campo abbondante, quindi è anche molto più semplice. In più ci mettiamo anche che mediamente questi ragazzi qua, che a livello proprio di statura si è bloccato un attimo la connessione. Cominciando a fare il portiere oggi, io arrivo a giocare nelle categorie dove sono arrivato, per struttura, adesso non dico per qualità tecnica, struttura fisica. Parliamo di struttura, no? Cioè, sti ragazzi qua sono a livello di struttura tutti molto prestanti. E difficilmente troviamo un portiere piccolino. Se troviamo un portiere un po' più piccolino, perché ha due gambe così che compensa quello che gli manca in struttura, in altezza, no? Certo. Però
Quindi quando vai a rinviare è una leva diversa, è un discorso anche proprio meccanico, però al di là di quello, il pallone, se noi prendiamo un pallone e proviamo a fare un rinvio col pallone che si usava quando giocavamo noi, un pallone che si usa adesso, ma mediamente arrivo molto più lontano anch'io, anche se non ho più la forza di prima, quindi vuol dire che conta parecchio, no, quello. E poi, ripeto, la richiesta è diversa, cioè già all'epoca cominciavi a trovare allenatori che ti chiedevano di mettere la palla nel settore, di fare, adesso è sistematico, cioè io ricordo dei portieri che ho visto giocare che avevano magari diciamo l'input di dover appena avevano la palla in mano andare a cercare l'attaccante esterno e mettevano la palla tutte lì, cioè, quindi voglio dire è una parte di abilità, di bravura, è anche quella di sapere indirizzare la palla. Ripeto, il portiere è forse quello che ha subito più variazioni come ruolo in tutte queste variazioni che ci sono state sia a livello tecnico che a livello di mezzi nel calcio. Guarda, prima di salutarti, caro Fabrizio, ti ringrazio per la piacevolissima chiacchierata, ma volevo farti vedere questa foto che secondo me è tenerissima e davvero molto molto bella. Ovvero tu con la piccola Marta, che adesso, se non erro, ti ha fatto uno dei doni più grandi che possa chiedere un padre, ovvero sei diventato nonno. Eh sì, sono diventato nonno, mio nipotino si chiama Matteo, niente, sono quelle felicità della vita che è bello poter assaporare, ecco. Poi in quel periodo lì lei era piccolina, in quella partita lì era quella con la regina, con la Reggiana, non voleva neanche stare in campo quasi, poi era scatenata dopo alla fine, perché poi mi è piaciuto stare un po' in campo. Ma però in effetti sì, io ho due figli, ho Marta e Massimo. Massimo è un po' più giovane di Marta, c'ha 21 anni e tra un po' ne farà 22, ma sono, per fortuna sono due bravi ragazzi, adesso vedremo che cosa faranno anche loro nella vita, dai. Qualcosa Marta ha già fatto. E che bella cosa anche che ha fatto, visto che ti ha reso penso il nonno più felice del mondo. Ascolta Fabrizio, sì, prima... anche mia moglie ci ha già perso la testa. Come normale che sia, direi, come normale che sia. Ascolta Fabrizio, prima di salutarti, vuoi fare un saluto ai tifosi dell'Hellas che ti stanno seguendo? E li saluto, li ho visti qualche due, l'ho visto di recente, l'ho visto. Eccoli, lo so che hai fatto, guarda, ieri ero con Enrico, abbiamo parlato proprio della partita. Anche lui. Eh sì, lo so che con i ragazzi del 1° febbraio c'è sempre questa grandissima amicizia, complice anche questo straordinario gemellaggio che c'è tra Verona e Sampdoria. Sì, no, è sempre un piacere, anche perché un po' si parla di quel periodo. Ogni tanto con qualche ragazzo facciamo un po' di revival del periodo in cui c'ero anch'io e tutto, e poi è sempre bello perché è veramente una bella amicizia, e al di là di quello è una cosa che va oltre il calcio, quindi l'ultima volta ci siamo visti che eravamo quasi in coronavirus, perché era appena prima della partita che poi non si è giocata a Genova, quindi... Ci siamo visti, abbiamo giocato questa partita tra di noi, e poi c'è stata la parte che è più importante di solito, che è il dopo partita. Andiamo insieme. Tutti di sicuro, immagino. Sì, no, ma sono serate veramente divertenti e è sempre bello riuscire ad esserci. Ogni tanto sono riuscito a venire anche a Verona, ma purtroppo... o per fortuna, lavorando, mi capita che magari non riesco ad esserci perché il sabato e la domenica con la mia squadra sono fuori, sono a Savona. Ecco, ricordiamo anche cosa fai tu adesso, dove alleni, Fabrizio? Io quest'anno ho fatto preparatore dei portieri a Savona. E diciamo che, a parte un anno che sono rimasto fermo, adesso sono più o meno 5 anni
che sono a Savona, e sono una società che sta cercando di mettersi a posto perché qualche problemino, e speriamo di riuscire a trovare la possibilità di andare avanti, perché sarebbe un peccato non poterlo fare. Ecco. Assolutamente. Guarda, in grosso in bocca al lupo, Fabrizio, davvero. Grazie per questa piacevolissima chiacchierata e speriamo di vederci presto a Verona, perché vuol dire che ci siamo finalmente svegliati da questo bruttissimo incubo che è il coronavirus. Ti ringrazio, Alberto, per l'occasione, la possibilità di poter interagire ancora con i tifosi gialloblu, e spero anch'io di poter venire presto, anche perché, ripeto, cioè, per me venire a Verona è sempre bello. Grande Fabrizio, ti aspettiamo presto. Un abbraccione. Grazie, ciao. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie.